Ciao a tutti amici amiche di Andrew Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis con i Succession Game. Ho fatto un po' di bordello nello scorso episodio, credo, ma non mi ricordo molto bene, penso che dormivo. Allora, è giusto in italiano. Allora, avevo una cosa tipo una guerra su tanti fronti, quindi lasciamo la pausa aperta e iniziamo a mandare dei colonists. No, li abbiamo mandati tutti, quindi ritorniamo sul fronte. Dobbiamo prendere Costantinopoli. Ma più che Costantinopoli, cioè prima Costantinopoli, poi dobbiamo andare a prendere l'Egitto, il Sinai, perché dobbiamo fare lo stretto di il canale di Suez, che è importantissimo per i nostri traffici, importantissimo. È una scelta strategica che ci permetterà di vincere proprio la partita. Quindi, quando vedete You Lost, non è vero, sono i magistrati che dicono, ma non è vero. Oh, Diplomatic Reputation, no, tu. Spy Construction, non servi una mazza, ma vai lì. Allora, gli obiettivi sono appunto vincere questa guerra con il manpower a zero, costruire il canale di Suez e potrei anche cercare di far fuori tutti questi Ottomans che adesso stanno gironzolando come delle zanzarine vogliose di prenderle. Vogliose di prenderle, ma anche di darle. Secondo me, se mi attaccano tutti insieme appassionatamente, se 85-80.000 uomini li fanno tranquillissimi. Io con 100.000 non so se resisto. Costantinopoli deve cadere. Caspita. Portiamo mezza flotta a bloccare Costantinopoli, per favore. Dai, che ce la si fa. Hai voglia, guarda quanto ce la si fa. Ma proprio. Quanti uomini ci sono qui a fare da guardia? 4.000. Potrei fare un assalto all'arma bianca. Il problema è che se poi lo perdo, questi mi attaccano, mi fanno uno squiscione. E no. Coglione sì, ma non masochista. Ok, perfetto. Adesso col porto bloccato, Costantinie dovrebbe cadere. Ah, ok. Smerdinie è caduta. Semendire, scusate. E presto dovrebbe cadere anche Costantinopoli, speriamo. Adesso dobbiamo veramente ammazzare di botte questi amici che però hanno opinioni diverse dalle nostre, quindi le ammazziamo di botte. E se cade Istanbul, volevo dire Costantinopoli. Ok, adesso devo provare a vedere, anche se non penso proprio, però vediamo. Loro dicono ti attacchi il K perché se vuoi questa regione, ciccio, devi prendere i forti, loro dicono. E noi diciamo... Ah, hai ragione, andiamo a prenderli. Allora, qui niente, ci sarà da fare un piccolo sbarco. Possiamo portare 80.000 uomini e basta. Questi quanti sono in totale? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Porto questo London Army. Il London Army non mi piace. Adesso sarà chiamato Armata di Suez. L'armata di Suez. Anzi, l'armata di Suez, quindi... La grammatica italiana dice Suezzante. L'armata Suezzante è pronta a salire a bordo, come diremmo a Schettino, no? Salga a bordo, Suezzante. Avanti. Perfetto. E portiamo 80.000 uomini in Egitto, che sarà il nostro secondo obiettivo, ricorda. Vabbè, niente, adesso qui non c'è più una minchia da fare, cioè abbiamo stravinto, quindi possiamo fare microassedi e tanti saluti, no? Direi di sì. Sì, vabbè, whatever. Ok, direi di sbarcare ad Alessandria, arrivare al Cairo e poi Sinai. Questo potrebbe essere il nostro percorso. A Lisbona abbiamo anche Lisbona? Ah, è mia Lisbona, ok. Ah, grazie. Avevo anche Lisbona. Ok. Vediamo, vediamo, ci siamo, siamo in posizione, transport, Iskenderie. In questa versione di gioco non si può scegliere la musica. Voi non avete idea con Granada che disc jockey della Madonna sono diventato. Non avete, non della Madonna perché, no, no, sono islamico. Volevi, eh? Volevi.
No, merda. Dai, caspita. Fatevi ammazzare di botte. Cosa fanno? Fantozzi? Cioè, che fanno gli scherzi? No, vabbè. Fantozzi, adesso li intercetto. Non lo so se vinciamo noi, onestamente, perché... Boh. 6-6. Loro hanno un morale più alto del nostro. Hanno meno tattica e hanno... meno disciplina. Però in realtà... E noi non abbiamo assolutamente cavalleria, cioè l'unica cosa che ci salva è che abbiamo dei cannoni che sono spaziali, perché abbiamo una fila di 30 cannoni. I cazzo di... Questa è una bella inculata per loro, perché avevano molto più numero di me, ma si sono fatti schiacciare. Boh. E la miseria, quanti uomini stanno portando? Son pazzi. Questi sono pazzi. Reclutiamo tutti i mercenari del mondo. Giusto per rompere i coglioni. E portiamo ad Alessandro. No, Ciccio, ti devi levare dalle palle. Portiamo ad Alessandro a questo punto altri uomini. Perché questi hanno capito l'antifona, come si suol dire. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Che qui andiamo a fondare forse la flotta a Corfù. Va bene prendere Corfù, va benissimo, però. Ok. Teniamo Alessandria per ora. E continuiamo a pompare. Mercenari, in modo da aumentare il nostro numero e teniamola come testa di ponte. Ho detto di ponte, non di cazzo. Perché io sono contro il turpiloquio. E qui ho bisogno di molti più mercenari per prendere la Grecia. Siamo al 27%, cioè basta prendere il Cairo e il Sinai e ci portiamo a casa tutto l'Egitto. Dai, dai. Siamo a 42. Rimango ad Alessandria perché se vado. Oh, bene, Corfù è caduta. Adesso ribaltiamo la flotta ottomana un'altra volta. E poi portiamo questi 39.000 uomini direttamente in Egitto. Sì, ribaltiamola. Però queste comunque continuano a scappare. Non si fanno affondare. Dove vanno? A Corfù? No, boh. Signori, sono andati a Naxaber, che è un'isoletta del cazzo senza forti. Mi spiace, ma è più forte di me, cioè io devo andare a fargli lo scherzone un'altra volta. Tanto vi continuate a fare fanterie mortai, bravi. Dai, iniziamo ad avvicinarci al Cairo. Bucra si è caduta, bene, era ora. Va bene. Riportiamo i nostri 80.000 a Costantinopoli, che poi questi li spostiamo magari a Sinai, non appena liberiamo le navi. Prima però facciamo uscire le navi. Sono già uscite le navi ottomane? No, eccole qua. Prima la flotta ci serve per mazzolare ancora di più la flotta. A questo punto, signori, gli ottomani li annichilisco. Non voglio che... Eccoli qui, eccola qui la flotta ottomana che prende l'altra volta. Vi ho purgati ancora. Va bene. Abbiamo troppi uomini, sembrerebbe. Abbiamo perso navi da trasporto. No, sono ancora 80, quindi. Dovrebbero bastare. Non capisco che cazzo. Avanti, dai. Boh. Sì, no, no, li ho presi su con me, benissimo. Benissimo, ok, allora, visto che stanno arrivando i rinforzi, inizio ad assediare il Cairo. Con questi simpaticoni sbarco a Rashid e magari Rashid lascia la flotta qualche mese a ripararsi e nel frattempo marcio verso Sinai. Muy bien. Ah, cazzo, devo sbarcare. Ah, mi hanno preso anche Valencia?
Anche Valencia e Scozia. Ah. Ok. No, devo prendere prima il Cairo prima di marciare verso Sinai. Quindi nel frattempo, boh. Niente, aspettiamo. Aspettiamo con una potenza di fuoco da queste parti notevole, quindi. Ormai possiamo dirlo che abbiamo raggiunto quasi il nostro obiettivo. Non abbiamo i soldi, però. Quanti anni hai, mio vecchio bastardo? Cioè io, 39. Ho iniziato che ne avevo 20, mi sembra ieri, guardate un po'. Ok. Come vanno le mie navi? 62%. Dai, va bene. Adesso chiediamo alla nostra flotta di farci sbarcare a Gaza e poi marciamo verso Sinai. Tanto la flotta si è un pochino riparata. Ok. Ok, il carro è caduta. Ah, che peccato. Adesso in teoria potrei prendere già questi due territori, però proprio ora che mi sto divertendo. Nah. Dove sono i russi? Dov'è Vladimir Putin? Hanno tutto Teodoro. E un po' del nord. Crimea, eccetera. Per adesso prendiamo anche Sinai, eh? Se no, non sono contento. Ok, è meno 49 però, caspita, è un signor assedio. Questi hanno 45.000 uomini e un generale a 3 stelle. No, non mi devo preoccupare però, sai, non devo neanche rallegrarmi. Dai, ci siamo. Porto la flotta a riparare e poi la vado a piazzare nuovamente in mezzo alle geo in modo che poi possa trasportare in Anatolia il resto del mio esercito per mettere a ferro e fuoco quello che rimane di questo impero decadente e antipatico. Mi piace come l'ho definito. Un po' di navi comunque me le hanno saccagnate, perché erano 100 navi pesanti e ora sta 92. Accipicchia. Intanto ho appena notato di avere soltanto due, cioè soltanto di avere due colonist liberi, quindi continuiamo qui in America ad americanizzare un po' tutto le cose, gente, animali. Ma no, 88 non va bene. Dai! No, stavo per fare l'attacco, poi ho visto questi 45.000, no, no, no. No, perché poi devo, cioè non avete idea di quanta. Di che noia dover rifare l'esercito. Ok, adesso stiamo a 100, avanti. Ecco che attaccano i somari. I somari che non sono altro. Niente, difendiamo così come siamo. Anzi, no. Ho 14.000 mercenari che possono dare supporto. Non sarà semplice perché siamo in offensiva. Però non è neanche. Anzi, sta andando abbastanza a culo, su e giù. Però con i mercenari che supportano, aiuta. Dado zero, il primo dado che ho visto era uno zero. Come sempre. No, dai, no, i mercenari ci hanno dato una mano. Li tengo sempre da parte in modo che riescano a mantenere il loro morale alto quando intervengono. Dai, dai, cazzo, Kusiro, come diamine ti chiami? Casca, sei un forte noiosissimo. Avanti. Dai, 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 che cadi, su. Oh, bene. Ah no, i particolaristi del Cairo vanno fatti fuori perché questa regione me la piglio io. Però adesso niente, due super eserciti in zona. È caduta Anabulu? Era la Grecia? Che due palle era ora. Ah, ok, adesso possiamo andare ad Ankara. Possiamo andare a Issel.
E direi così basta. Velocità 5, che è la velocità dei grandi strateghi, perché io vedo tutto, capisco tutto. Non riesco a cliccare. Ok. Ok. Con una velocità di pensiero incredibile, devo far cadere Sinai. Andrea Hamilton, vai. Stabilité, liberté e legalité. Bam. Exit. Prestigio. Dai, forza! Deve cadere prima della fine di questo episodio. Non ho portato il manpower a zero, ma se prendo Sinai me lo faccio bastare. Vale come manpower a zero. Intanto questi somari non hanno capito più niente, hanno riportato tutto l'esercito in Anatolia, che onestamente me ne frega la mazza, ma attaccassero pure! Io ho bisogno della fortezza in Sinai. La Persia ha rotto l'alleanza con l'Afghanistan, ragazzi, fermate le rotative. Domani le prime pagine di tutto il mondo diranno questo. E poi ci sarà un trafiletto anche per questo piccolo discorso che tipo, adesso l'Egitto è roba scozzese. Quanto abbiamo? Sovraestensione 88. Allora ci pigliamo anche la Terra Santa. 99,6. E poi voglio oro, argento e birra. No, dai, non mi danno l'oro. Che stronzi, tirchi proprio. Ma non è ancora con Genova? No, sto scherzando. Ok, send demand, vai. Bam! Signori, finalmente la Scozia, come storicamente, sin dai tempi dei Romani, possiede di nuovo l'Egitto. È giusto, no? È giusto così, e guarda un po', abbiamo già 11.000 soldini. Dobbiamo fare il core, ovviamente. Dobbiamo fare il core. Ah no, 20.000. Ah, ok! Fantastico. Quindi, iniziamo facendo così. Tanto dovremmo riuscire a fare core, a fare i ciao core ovunque. Molto bene. Ma che meraviglia. Perfetto. E adesso mi servono 20.000 soldi. Che io, essendo una persona, insomma, dotata di un po' di senno, ci pago sopra 5.000 di interessi. Cancella chi e il no. E inizio a costruire Suez. Cancella Suez, no. Chi t'ha mort, come si dice in francese. Non cancella una mazza. Ok, signori e signore, chi è che è l'indipendenza del New England? No, New England frega una mazza. Abbiamo iniziato la costruzione di. Abbiamo terminato Panama, abbiamo iniziato Kiel, abbiamo iniziato Suez, abbiamo conquistato Gerusalemme, giustamente, che andava conquistata. E poi dovremmo iniziare anche a convertire tutte queste province, però probabilmente lo vedremo in qualche prossimo episodio. Quanti debiti posso ripagare? Ne ho 5, pochissima roba. Pochissima roba. Niente, adesso si ricercano anche un po' di tecnologie, però. Se no non vale. Vabbè, ragazzi, dai. Devo confessarlo. Non sto giocando da pro. Sto giocando da cazzone perché mi sto divertendo. Perché gioco così? Perché questa partita. È semplicemente fantastica. Mi è stata data in un. Avremmo potuto fare di tutto. Avremmo potuto conquistare un territorio fra diverse nazioni a forma di cuoricino. Avremmo potuto, non lo so, qualsiasi roba. Per evitare di fare delle partite pallosissime. Tanto faccio fuori i mercenari che non hanno ragione di esistere. Invece che fare una partita pallosissima in cui che cacchio ne so, mi mettevo a cambiare i nomi delle città, le chiamavo tutte Andrew City 1, Andrew City 2, facevo i fiorellini così, ho detto vabbè, facciamo il caprone ignorante, lascio il marchio di questa partita con i canali e poi spero che il mio re schiatti perché non so benissimo. Devo leggere un messaggio. Ok, perfetto. Già. Allora, vabbè, a parte che adesso cerchiamo di far fuori i ribelli. La mia flotta, dove l'avevo? Ciao a tutti.